Indovinate chi ha appena fatto un registrato un video con alcune ispirazioni look per Natale? Eccomi, anche se il miglior look rimane questo. Comunque vado a montarlo e poi lo posto. Comunque mi sono truccata da sola, super proud di questo trucco semplice. Adesso mi sa che cambio rossetto e ne metto uno rosso per l'outfit di stasera. Non è tra quelli che avete visto, un altro. Io comunque mi diverto sempre a farli. Che casino stanno facendo sotto, adesso vado giù. Mi diverto sempre a farli. Erano settimane che stavo pensando, facendo ricerca, creando un po' di look per questi giorni. Alcuni li ho messi, li ho indossati per varie occasioni, altri no, e quindi ve li ho fatti vedere così in questo reel, sperando che possa esservi utile di ispirazione. Ovviamente non è che dovete per forza vestirvi proprio esattamente così, però magari vi aiuta. Non so, abbinare dei colori, la gonna, un pantalone con una giacca, non lo so. Anche la gonna oro con la camicia bianca. Se avete in casa una gonna oro, una camicia bianca, a posto. Tra l'altro, quello è il mio preferito. Comunque è pazzesco, come dicevo un po' di persone, a parte che non ero ancora riuscita a fermarmi 2 minuti a parlarvi dopo il nostro ritorno dall'America, ma questa volta, rispetto alle altre volte, non ho per niente sentito il jet lag, cioè proprio ho ripreso alla grande. Non, a parte ieri sera, ma perché non avevo dormito tanto la sera prima, tanto tornate tardissimo, a parte ieri sera che sono crollata alle 20 sul divano e ho dormito fino alle 7 di questa mattina. Per il resto, davvero, forse perché abbiamo preso degli aerei abbastanza intelligenti come orari, per fregare un po' il fuso, è andata da Dio. Quindi davvero fisicamente e fortunatamente, forse perché non siamo stati tantissimo, quindi il corpo non si è abituato del tutto, però vabbè, tutto alla grande. Ritorno però non benissimo, perché forse qualcuno l'ha capito dalla storia di ieri. Nadine non è stata bene, ha iniziato a non star bene, a non mangiare, non era la stessa, era un po' era un campanello d'allarme, perché appunto di solito non è che sia così attiva, la conoscete, però era un po' strana, ci sono venuti dei dubbi. Quindi l'abbiamo fatta vedere dal veterinario e l'ha subito operata d'urgenza. Ha avuto un'infezione all'utero, quindi cosa che dovevamo fare a gennaio, abbiamo anticipato la sterilizzazione e quindi ha subito questa operazione. Adesso sta benissimo, l'operazione, l'intervento è andato benissimo. Per un po' dovrà stare a riposo, ma diciamo che con lei non si fa questa gran fatica. Infatti adesso è dai miei suoceri, perché deve stare al caldo, non può stare fuori, sapete che qui dorme fuori e siamo in dubbio. Adesso capiamo se devo fare anche altre visite o meno, capiamo col veterinario se è il caso di portarla in montagna con noi la prossima settimana, oppure appunto lasciarla dai miei suoceri, perché lei là ovviamente dorme in casa, non avendo il giardino fuori. Quindi ci dispiacerebbe, capiamo, però è anche vero che non possiamo tenerla fuori con temperature sotto lo zero, non andrebbe bene. Quindi vedremo, capiamo nei prossimi giorni. È mio! È mio!
finiti noi. Soffro che non potrà mai finire, dai. Ci va, domani andiamo a mare, così nella pace potremo sguardare, puoi notare, fare molto calma, controlleremo che la luna è ancora già, e mentre gli altri ancora dormono, magari sognando di noi, e mentre il cielo si schiarisce, ricorderemo stanotte che finisce, tempo va.